Buonasera a tutti, il mister è pronto a rispondere alle vostre domande. Chi vuole cominciare? Roberto Barbarossa, Tutto Sport, prego. Buonasera mister. Buonasera. Una gran bella partita, una delle migliori viste negli ultimi anni al San Vito. Dispiace perderla per qualche disattenzione, qualche errore, perché poi alla fine una gara di questa si vince o si perde sui dettagli. Magari il palo di Tutino avrebbe potuto cambiare la partita e poi qualche disattenzione ti condannano contro una signora squadra. Sì, la preoccupazione più grande oggi per me era quella di non ripetere la prestazione di Palermo, a prescindere dal risultato, che poi è stato un risultato diverso, però a me interessava l'atteggiamento e la prestazione da parte dei ragazzi che, a mio avviso, come anche ha detto lei, hanno fatto una grande partita. Poi gli episodi nel calcio purtroppo, se ti vanno a favore vinci le partite, se vanno contro ti condannano. Purtroppo siamo stati sui gol, su tutti e due gol siamo stati un po', abbiamo sbagliato qualcosina. I ragazzi hanno fatto, a mio avviso, una grande partita, potevamo andare subito in vantaggio, abbiamo approcciato molto bene la partita, anche il secondo tempo, abbiamo sofferto a metà primo tempo un po' il giro palla, il possesso palla della Cremonese, ma come ha detto lei è una signora squadra con giocatori molto forti. Dispiace perché poi queste partite ti lasciano un po' la mano in bocca, perché fai delle grandi prestazioni e poi torna a casa con zero punti, però il campionato sappiamo che di Serie B anche questo bisogna resettare subito e pensare già alla prossima, già da domani. Pippo Gatto, NuovaCosenza.com. Io proprio sull'inizio partita, il Cosenza ha concesso forse un po' troppo campo, paura dell'avversario o si aspettava che arrivasse un po' a giocarla più alta? No, siamo partiti bene, abbiamo avuto subito la palla con Tutino, siamo partiti molto bene, poi è normale che quando va in pressione in avanti qualcosa puoi concedere, poi hanno dei grandi palleggiatori, è una squadra ben costruita, è una squadra forte in tutti i reparti, è normale che poi è per bravura anche degli avversari che ti costringono ad arretrare un po'. Nel primo tempo secondo me dovevamo essere dal lato di Canotto un po' più aggressivi, perché loro abbiamo sofferto qualche iniziativa da parte loro sulla loro destra, più per un errore nostro di lettura, però quella squadra a prescindere da tutto se l'è giocata a viso aperto, è quello che a me fa molto piacere, l'unica cosa a dispiacere oggi è il risultato, secondo me non meritava la sconfitta la squadra. Antonio Lopez, Rai. Buonasera mister. Buonasera. Palermo e Cremonese, due avversari diverse, due risultati diversi, due squadre, parlo naturalmente sia del Palermo che della Cremonese, più che forti, attrezzate, organizzate. Ecco, a proposito della gara di stasera, lei c'è qualcosa che non rifarebbe per cercare di evitare la sconfitta? La convincono ancora adesso a bocce ferme i cambi che ha fatto? Assolutamente sì, perché non ho visto una difficoltà da parte della squadra in qualcosa in particolare. La squadra ha giocato, come ho detto prima, ha giocato bene. Poi i cambi anche hanno dato un grosso contributo, a prescindere da tutto, dal gol, da quello che hanno dato sul campo. Ho preferito far giocare anche Florenzi per cercare di farlo entrare in condizione, altrimenti non entra mai in condizione. Per noi Florenzi è un giocatore per caratteristica soprattutto molto importante, quindi rifarei tutto, perché quando fai determinate cose è perché sei convinto, col senno di poi nel calcio funziona con i se e con i ma, funziona ben poco. Vi farei quello perché quando l'ho fatto ero molto convinto. Renzo Andropoli, Il Quotidiano. Mister, faremo una petizione per non giocare più partite infrasettimanali, visto come vanno. Però io mi ricordo una sua frase in una conferenza stampa che disse: quando non la puoi vincere, meglio non perderla. Lei ci ha pensato dal trentesimo del secondo tempo? Sinceramente no, sa perché? Perché non ho mai percepito la possibilità di prendere gol. Se noi abbiamo in tribuna sì, in campo no, sinceramente, perché non abbiamo secondo me sofferto più il primo tempo con qualche azione pericolosa da parte della Cremonese. Il secondo tempo non ricordo azioni pericolose, tranne qualche tiro da fuori, ma gli puoi anche concedere anche questo. Noi se andiamo ad analizzare i gol, abbiamo preso soprattutto il secondo gol da un calcio piazzato, abbiamo sbagliato qualche lettura difensiva, ma purtroppo gli errori fanno parte di questo mestiere. Però sinceramente non ho mai avuto la percezione di poter perdere la partita, anzi abbiamo fatto la ripartenza con Tutino, se non erro stavamo sull'1-1 ancora,
potevamo addirittura andare in vantaggio. Le partite, gli episodi ti condizionano le partite. Noi non facciamo gol, primo tempo anche prendiamo il palo, come ho detto prima siamo partiti molto bene, purtroppo è andata così. Adesso bisogna, come ho detto prima, io non ho mai avuto la percezione di poter perdere la partita, quindi il rammarico è doppio, perché la squadra ha dato tutto, ha fatto una grande partita, dispiace per i ragazzi, un po' per tutti, perché dopo la vittoria di Palermo ci voleva e tutti volevamo un'altra bella prestazione, un'altra bella vittoria. Purtroppo non è andata così, bisogna guardare avanti. Elisiano Sposato, solo Cosenza. Buonasera mister. Buonasera. Diciamo che alla luce di queste due partite abbiamo visto un Cosenza decisamente migliore rispetto alle ultime prove, è un Cosenza che lascia ben sperare per il futuro. Io volevo sapere da lei se questo modulo ultraoffensivo, cioè con questi quattro attaccanti, può essere proprio, diciamo, il modulo che si può portare fino alla fine, cioè ce la facciamo a sopportare, diciamo, anche... Ma è semplice, se i quattro attaccanti si sacrificano per la squadra, perché no? Perché se i quattro attaccanti diventano i primi difensori, poi diventa, si può giocare, devi trovare l'equilibrio. Questa, sia a Palermo che oggi, a mio avviso hanno fatto un grande lavoro sia offensivo che difensivo. Nel secondo tempo Tutino ha attaccato insieme a Forte, ma soprattutto Tutino ha attaccato 3-4 volte la profondità sulla palla di Calò, siamo stati anche pericolosi. Abbiamo delle caratteristiche dei quattro oggi che giocavano: Canotte uno più di gamba, Marras è uno bravo tra le linee, Tutino e Forte secondo me sono molto bravi a giocare anche tra di loro. Se guardo la prestazione e lascio stare il risultato e non lo considero, sono molto contento delle ultime due prestazioni. Metto da parte il risultato, perché quando perdi non sei mai contento, però delle prestazioni, se continua a lavorare così la squadra, sono convinto che i risultati alla fine arriveranno, perché spero che qualche volta, anche in qualche occasione, giri anche a nostro favore. Walter Leone, Gazzetta dello Sport e tifo Cosenza. Io sono arrivato in ritardo, per cui non so se questa domanda gli è stata già fatta. Anche dal discorso che faceva lei, credo che la differenza l'abbiano fatta la lettura difensiva sbagliata da parte del Cosenza in occasione del gol di Coda e soprattutto la grande occasione per poterla ribaltare, il risultato con il contropiede di la ripartenza di Tutino. E poi, un'altra cosa, ma la Vardera come mai ha optato per Fontanarosa terzino sinistro? Rispondo subito a questa: la Vardera ancora non sta in condizione fisica ottimale, non ha ritmo partita, non ha ancora, c'ha qualche fastidio di quel problemino che è dall'inizio che si porta un po' dietro, e quindi ho preferito Fontanarosa, che sta bene, l'ha già fatto, ha fatto anche nella primavera, giocava da terzino, quindi a mio avviso ha fatto anche un'ottima partita. Sì, e come abbiamo detto, gli episodi poi ti condizionano le partite, se vai in vantaggio con Tutino diventa un'altra partita. Purtroppo non siamo stati fortunati, perché ha fatto a mio avviso anche una buonissima azione, poi non so se il portiere o il difensore che è intervenuto su quella palla. Pazienza, dobbiamo prendere quello di buono che c'è stato oggi, ed è stata la prestazione. Col Sud Tirolo non abbiamo fatto una grande prestazione, siamo tornati a casa con un pareggio, oggi ha fatto una grande prestazione, siamo tornati a casa senza punti. Dobbiamo cercare di trovare anche qui l'equilibrio, di cercare di giocare bene e portare a casa i punti. Davide Franceschiello. Mister, io dico 10, 100, 1000 di queste partite. Perché senza io, il risultato finale. No, naturalmente, perché sicuramente, come diceva lei, se si continua a giocare in questo modo, prima o poi i risultati arriveranno, e arriveranno anche delle belle vittorie, come è successo a Palermo. L'importante, secondo me, era mantenere l'identità che lei ha fatto esprimere a Palermo ai ragazzi. Ormai tutti si aspettano il Cosenza, e questo è un altro punto che va tenuto in considerazione, perché con il risultato che è stato fatto a Palermo la squadra ha raggiunto un'identità, e questa identità secondo me va continuata a essere espressa. Quindi le faccio i complimenti, perché abbiamo visto veramente una grande prestazione oggi, cosa che non si vedeva da secoli a Cosenza. Abbiamo visto veramente una partita di Serie A oggi. Ma questo fa piacere a me da allenatore, fa piacere sicuramente ai ragazzi. Noi siamo contenti quando dall'altra parte cerchiamo di dare un segnale positivo e far capire che noi vogliamo, in tutte le partite, in casa e fuori casa, cercare di fare
il nostro gioco. Sappiamo che a volte lo facciamo, a volte un po' meno, abbiamo avuto anche qualche partita con qualche difficoltà, ma come ho sempre detto abbiamo una squadra nuova, tanti giocatori sono arrivati, l'allenatore è nuovo, c'è bisogno anche di tempo per lavorare, però i ragazzi, come ho sempre detto e continuo a dire, si impegnano al massimo durante gli allenamenti e io credo che queste prestazioni alla lunga, secondo me, se continui a giocare così, alla lunga portano dei risultati. Non credo al risultato quando viene per un episodio. L'episodio ti può andare bene una o due volte, ma alla fine quello che conta, secondo me, soprattutto in Serie B, sono le prestazioni. Le prestazioni, se fai queste prestazioni, secondo me, riesci a portare a casa dei punti. Oggi ci è andata male, ma noi non dobbiamo perdere di vista quello che abbiamo fatto oggi nella partita di Palermo e in altre partite. Sappiamo che le partite tipo Brescia non è quello che rispecchia la nostra squadra, è quello che vogliamo far vedere alla gente. Danilo Perri, Gazzetta del Sud. Mister, buonasera. Che voto dà alla prestazione di Calò? No, mi avviso, ha fatto una grande partita, ma non solo Calò. Ripeto, tranne gli errori che abbiamo fatto, che poi non è un errore del singolo, quando fa degli errori ci sono una serie di errori dietro all'errore finale. Per me la squadra ha fatto molto bene. Ripeto, l'unica cosa che metto da parte è Cancello. Secondo me la squadra ha fatto meglio oggi che Palermo. In alcuni frangenti della partita ha fatto meglio oggi, mi è piaciuta di più oggi in alcuni momenti che a Palermo. Ha fatto bene, dobbiamo continuare così a lavorare, dobbiamo mettere da parte subito il risultato, perché Serie B il tempo per gioire è veramente poco, perché vince a Palermo il giorno dopo, pensa a questa partita oggi, bisogna già pensare alla partita successiva e bisogna mettere da parte il risultato, bisogna guardare solo la prestazione. Chiudiamo con Aldo Morelli, Corriere Sportivo di Calabria. Mister, buonasera. Io buonasera. Condivido pienamente con lei sull'ottima prestazione, però le devo dire una cosa, questa è una squadra che crea tante occasioni, però ne finalizza poche, quindi diciamo, c'è un piccolo problema di concretezza degli attaccanti sotto questo aspetto? Non credo, il problema nasce se tu non arrivi a creare le situazioni da gol. Non puoi creare 5 palle gol e farne 5, sicuramente dobbiamo essere più cattivi, dobbiamo essere più incisivi nella finalizzazione. Io mi preoccuperei di più se non arrivi a creare le palle gol. E quindi io penso che, come tutti i periodi, c'è il periodo che tocchi una palla e va dentro, magari crei 5 palle gol e non riesci a fare gol. Però io non mi preoccupo, non sono preoccupato, perché la squadra arriva, crea, spinge tanto, concede qualcosa all'avversario, però io preferisco concedere qualcosa per giocarmela a viso aperto. La partita di oggi potevi vincere, potevi perdere, ed è andata male oggi a noi, però questa è la strada, a mio avviso, giusta. La differenza poi sono i particolari, magari crei o sei sfortunato, arrivi lì a tu per tu col portiere, magari tra la bravura e la sfortuna. Purtroppo è così. Grazie a tutti, grazie mister.